Nello spazio dedicato al fumetto su Buxer TV oggi parliamo di un aspetto della letteratura disegnata che è sempre più importante e di attualità, il graphic journalism. Parleremo anche e soprattutto di questo grazie a Simone Romani. Benvenuto. Grazie mille, ciao. Simone è il responsabile editoriale di Rizzoli Lizard, quindi abbiamo parlato, ho anticipato l'argomento più di attualità, ma partiamo dall'inizio. Rizzoli Lizard, che è la casa editrice che ha il catalogo completo di quello che è considerato il più grande autore di fumetti italiano, che è Hugo Pratt, e quindi tutto Corto Maltese, Scorpioni del deserto, Sergente Kirk, eccetera, eccetera. E tante altre cose. Esatto, ma soprattutto una delle novità dell'ultimo periodo è la riproposta, mancava da un po' di tempo, del romanzo Una ballata di Mar Salato, che tra l'altro ha aperto la nuova collana dedicata agli scritti di Hugo Pratt. Sì, andremo avanti, li completeremo tutti, li riproporremo tutti, mancano da parecchi anni ed è una gran bella lettura, quindi mancava. Tra l'altro ci piace corredarla con gli acquerelli, con tutte le cose che esistono, purtroppo non c'è ormai più niente di inedito, però per chi non l'ha mai avuto fra le mani è una lettura sicuramente valida. E scopriamo anche il Pratt scrittore, saggista, eccetera, eccetera. L'altro grande cavallo di razza che avete in catalogo è Tintin, che con l'arrivo sugli schermi cinematografici dei film di Spielberg, voi avete riproposto in una collezione, in una collana riveduta, corretta. Abbiamo ritradotto tutto, per cominciare, gli abbiamo cambiato il formato, il cartonato alla francese non è che sia proprio la tazza di tè, diciamo, dei lettori italiani, e abbiamo compattato le 24 storie in 3 per volume, in un caso 2, in un altro caso 4, ma questo non è molto importante. La cosa sorprendente, diciamo, è che grazie al film si è aperto un nuovo ventaglio di lettori. I libri sono andati molto bene e soprattutto è il film che ha aperto questa fascia che va, secondo me, dai 10 ai 14 anni, che ha letto veramente in maniera avida tutti e 8 i volumi. Bello, sono contento di sentirlo dire. Senti, oltre a questi due importanti big, voi avete una produzione che rispetta sia i grandi classici sia magari le novità, le nuove proposte. Tra i grandi autori ci sono Taniguchi, il grande Magnus. Questo significa che comunque i classici, come nella letteratura in generale, hanno importanza, continuano ad essere richiesti, continuano ad essere letti da chi... Ci sono tanti bellissimi fumetti che meritano di essere ripubblicati, perché tutto sommato magari le ultime edizioni hanno 10 anni, se trovi ancora una copia la trovi nel mercato dell'usato, e quindi anche se sono stati pubblicati molte volte, prendo l'esempio di Magnus, se tu con cura, oserei dire anche con amore, ti metti lì, cerchi proprio di fare un'edizione curando molto la stampa, l'oggetto, e cercando di raccogliere anche, nel caso di Magnus, per i primi 2 volumi, che erano Erotico e Fantastico e Racconti erotici dell'orrore, cerchi di raccogliere, o adesso appena uscita, un integrale veramente bellissima. Sì. Ma sai cos'è? Che uno non vuole neanche usare troppi aggettivi superlativi per le cose che sta facendo, però ci sono dei libri che tu li fai. Lo sconosciuto è un must. Li produci, ecco, questo è uscito proprio pochi giorni fa, e grandissima soddisfazione è stato riproporre il Tex, perché comunque siamo riusciti a curare la stampa, secondo me, in una maniera notevole, e quindi questi segni meravigliosi sono stati poi, hanno vissuto una nuova vita, se vogliamo, su questa bella carta bianca, e quindi sì. Riproporre i classici, potrei andare avanti per ore, quindi non abbiamo tempo, però ti posso dire un'anticipazione. Un altro classico che manca e che voglio riproporre è il Roy Mann di Micheluzzi e Sclavi. Uscirà forse nella seconda parte dell'anno, stiamo lavorando intensamente perché tante volte ti trovi di fronte a un problema proprio di materiali. Bene, 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 grazie anche per l'anticipazione. Parlando invece di quelle che non possiamo considerarle novità, però comunque autori più giovani, voi sia per gli italiani che per gli stranieri, francesi, americani, avete comunque un occhio particolare, avete anche valorizzato, portato in Italia degli autori. Mi viene in mente ad esempio l'autrice di Un amore di cadavere, sì. Però ci sono anche Tuono Pettinato, c'è la Giaccon e Luttazzi con un libro molto particolare, La quarta necessità. Ce n'è qualcuno che magari hai un motivo particolare di soddisfazione o comunque un motivo personale che valga la pena di ricordare, di citare o magari di anticipare? I libri che fai sono, non lo so, creature, hanno una vita. E poi non è che una volta che sono pubblicati li dimentichi e vanno soltanto a scaffale, no, cerchi sempre di tenerli molto presenti, molto vicini a te. Adesso il momento è il momento in cui stiamo lavorando, abbiamo appena finito, uscirà la settimana prossima con il nuovo libro di Vanna Vinci sulla bambina filosofica, e è stato un gran bel percorso perché comunque... In questo caso abbiamo cercato di fare un lavoro diverso sul formato, perché nelle edizioni dei K precedenti il formato era quadrato, noi abbiamo cercato di dare un formato più libreria, scaffale friendly se vuoi, e quindi avendo lei questo disegno fatto a tavole che si sviluppa in orizzontale, niente, abbiamo tirato fuori un oggetto veramente molto bello, di cui siamo contenti, è molto contenta anche lei, questa è una doppia soddisfazione ovviamente. E speriamo che anche i lettori siano contenti una volta che lo leggeranno, il libro è divertentissimo. Ne siamo certi, anche perché Vanna Vinci è una grandissima autrice. Veniamo all'argomento che avevamo preannunciato, il graphic journalism. Voi come Rizzoli Lizard avete già pubblicato diversi libri, dalle Cronache di Gerusalemme all'anno scorso Dove la terra brucia di Cannatella Galeani, dedicata alla figura di Sarah Glidden. Sarah Glidden, andremo avanti. Guarda Israele, è andata avanti, adesso è uscito questo libro, Nuvole di confine, l'arte del reportage a fumetti, che rispecchia, si affianca a una mostra di tavole originali dedicata all'argomento che si svolge a Tolentino, giusto? Nelle Marche, sì, fino a settembre inoltrato, esatto. C'è una buona occasione per andare a vedere. Ecco, Tolentino è bellissima. Oltretutto, quindi doppio motivo per farsi un giro. Si mangia molto bene. Si mangia molto bene, che altro? Che altro? Rimaniamo sul fumetto e sul graphic journalism. Senti, il graphic journalism, cioè... Sembra una novità, ma non lo è. No, voglio dire, Gio Sacco scriveva di graphic journalism. È un momento di grande risalto. Siamo in Italia, ogni tanto capita che il focus si sposti su qualcosa di nuovo. In questo momento il graphic journalism è la cosa di cui si può parlare, di cui si parla volentieri. L'occasione della mostra, questo libro è in realtà può essere veramente un buon compendio, un buon modo di cominciare, se non si è mai fatto, ad approcciarsi attraverso degli estratti da altri libri di storie anche autoconclusive. Chiariamo, non è un semplice catalogo, ma è una raccolta di estratti molto, molto significativa. Accompagna ovviamente gli autori che sono in mostra a Tolentino, e fra questi ti citerei anche Vincenzo Filosa, che secondo me se ne sentirà parlare sicuramente negli anni a venire, questo ragazzo calabrese di una bravura incredibile. E andremo avanti perché per esempio Chi de Lille ci ha dato enormi soddisfazioni, ripubblicheremo tutti i suoi volumi. Sarah Glidden è una cara amica, ormai ci siamo visti già un po' di volte in occasioni di Lucca, di Tolentino, ci sentiamo e i suoi nuovi lavori saranno pubblicati con noi. Non voglio dimenticare la mia zia Dè, che assolutamente è un'autrice che non fa fumetti, in realtà lei fa illustrazione, però ha scritto questo romanzo bellissimo, un memoir suo, sì, Bye Bye Babylon, sulla sua infanzia, quasi adolescenza, in una Beirut distrutta dalla guerra, e tanti altri, guarda, ci sarebbero tantissimi autori da citare, non soltanto rispetto chiaramente a Nuvole di confine, ma rispetto al fenomeno del graphic journalism. Sì, sì, no, appunto questo discorso che ci siano gli estratti poi permette a chi li scopre soltanto qua poi di andare a approfondire negli altri volumi da voi pubblicati o non soltanto da voi pubblicati, perché ad esempio per quello che riguarda Alexander Zograf, giusto per fare un esempio, non è un autore Lizard, però vale anche lui la pena di recuperarlo. Senti, per gli amanti del fumetto c'è una domanda che io non posso farti, abbiamo parlato di big, di cavalli di razza, che impreziosiscono il vostro catalogo, ce n'è uno che ho lasciato volutamente in fondo per una domanda che è d'obbligo, Vittorio Giardino, il grande, grandissimo Vittorio Giardino. Voi avete riproposto in un unico volume l'opera dedicata a Max Friedman, sì, ma gli appassionati di fumetti vogliono sapere quando arriva il terzo volume conclusivo della trilogia di Jonas Fink? Arriverà l'anno prossimo, Vittorio sta lavorando alacremente, non è sicuramente un fulmine di guerra, ma questo depone sul favore, ogni tavola è assolutamente studiata, pensata in una narrazione, lui ha tutto un suo sistema, saremo felicissimi di averlo perché veramente sono passati tanti anni. Vittorio recentemente su Lettura, l'inserto del Corriere della Sera, ha fatto 2 pagine proprio in occasione del Salone di Torino, del libro che era dedicato alla Spagna, ha fatto 2 tavole, 2 pagine inedite proprio vicine a No Pasaran. E sì. Tra l'altro voglio anche dire una cosa precisa su questa edizione che faremo, perché per rispetto dei lettori pubblicheremo il terzo volume sicuramente nel formato originale come storia singola, ma poco tempo dopo pubblicheremo l'integrale in un volume unico, perché è una lettura che merita anche di essere fatta dall'inizio alla fine in volume unico. No Pasaran in questo senso è veramente un libro stupendo che ti cattura. Sì, sì, sì. Benissimo, allora grazie anche per queste anticipazioni, grazie per la bella chiacchierata e a presto con le altre novità. Simone Romani. Grazie mille.